Bentornato Goodler, bentornata. Torniamo a parlare di una cosa che già abbiamo trattato in precedenza, quella del gruppo Ohm. Te ne ho già parlato quando ho descritto le reti nella lezione 86 e seguenti, e soprattutto nei rispettivi video tutorial, ma credo che sia bene dedicare una lezione esclusiva per rafforzare certe nozioni e scoprirne di nuove. A cosa serve il gruppo Ohm? Hai realizzato, credo, che la più grande forma di crescita ed evoluzione è la condivisione, appunto. Bene, nel mondo informatico il non plus ultra della condivisione è appunto internet. Ma in ambito familiare, in ufficio, in un'azienda, naturalmente le reti domestiche o le reti aziendali. Per rispondere alla domanda, il gruppo Ohm permette di condividere, ma cosa? Oserei dire qualsiasi cosa, anche se tecnicamente può risultare impropria, un po' come definizione. Ma in realtà il gruppo Ohm è una funzionalità di Windows 7, anche Windows 8, che semplifica con una certa rapidità la condivisione di file, cartelle, stampanti con tutti gli altri utenti appartenenti a questo gruppo. La Microsoft ha voluto semplificare la creazione di gruppi di condivisione. Il gruppo Home viene creato se non ne esiste alcuno nella rete. Se dovesse esisterne invece all'atto del collegamento del computer all'interno di questa rete, sarà semplicemente possibile parteciparvi, altrimenti dovrai crearne uno ex novo. Il gruppo può essere naturalmente protetto da password che potrai scegliere a tuo piacere anche cambiare in seguito. E tra l'altro è possibile anche decidere cosa condividere. È possibile anche condividere file o cartelle specifiche solo per alcuni componenti del gruppo, quindi creare una cerchia particolarmente ristretta all'interno della tua rete. L'unico utente che non potrà partecipare ad un gruppo è colui che utilizza un computer con un account guest, ricorda la lezione 97 e il rispettivo video tutorial. Come hai già preso visione nella lezione 88, puoi realizzare un gruppo home e selezionare gli elementi da condividere come immagini, musica, video, documenti e stampanti. Al termine di tale procedura verrà generata una password alfanumerica utilizzabile per aggiungere altri utenti a questa rete e che, appunto, come detto, potrai anche cambiare. Ogni utente potrà essere collegato tramite le varie porte Ethernet, come quelle che puoi trovare normalmente in un modem router che presenterà nel suo retro. Quello che utilizzo io, ad esempio, possiede quattro porte Ethernet, quindi potrei collegare fino a quattro dispositivi via cavo. Il nuovo utente della rete dal suo PC, aprendo Esplora risorse e cliccando sulla scritta Gruppo Home, troverà il pulsante Partecipa ora, questo se lo hai naturalmente già creato. Al termine della procedura dovrà digitare la password che tu possiedi e che gli avrai comunicato e l'accesso al gruppo così sarà realizzato. Ogni utente avrà accesso all'altro computer, ma limitatamente a ciò che ogni singolo utente ha potere di decidere di porre in condivisione all'interno del suo computer, sfruttando o le cartelle già presenti che sono messe a disposizione direttamente dal gruppo Home, oppure crearne di nuove. La cosa da ricordare è che nella condivisione puoi imporre la modalità di sola lettura o lettura e scrittura per i vari utenti, per la cartella o le cartelle che condividerai. In quest'ultimo caso, cioè se fornisci piena libertà di lettura e scrittura, i vari utenti potranno anche rimuovere i file contenuti in essa. Le cartelle o i file condivisi all'atto della cancellazione degli stessi, o se la condivisione viene rimossa, o infine se l'utente uscirà dal gruppo, naturalmente non saranno più consultabili da tutti gli altri utenti del gruppo Home. Sottolineo che l'uscita dal gruppo Home non sottintende la chiusura dell'intero gruppo, a meno che tu
tutti i partecipanti usciranno dallo stesso. La condivisione può avvenire anche per l'hardware. Infatti, se la rete disponesse, ad esempio, di una sola stampante, potrai condividere questa stampante con tutti gli altri utenti della rete, quindi con tutti gli altri dispositivi da cavo o senza fili, installando semplicemente i driver in ogni singolo computer, in ogni singolo dispositivo. Nell'ipotesi poi che essa riceva contemporaneamente più richieste di stampa dai vari utenti, naturalmente si creerebbe una coda di stampa e la stampa che verrà inviata sarà realizzata nei tempi relativi al numero di pagine che ogni singolo utente invia a questa stessa stampante. Quindi, se le stampe inviate sono relativamente ampie, potrai dover attendere un certo numero di minuti prima di ricevere la tua stampa. La condivisione di file stampante però non è esclusiva delle reti cablate, ma se i vari dispositivi possiedono interfacce senza fili, potrai naturalmente incrementare gli accessi al gruppo che hai creato sfruttando proprio tale tecnologia. Tutto ben evidenziato nella lezione 89 e il video tutorial su YouTube. La partecipazione al gruppo Home è possibile solo per i computer che presentano tale opzione. Ripeto, essa semplifica la creazione e la gestione delle reti, ma non è l'unico modo esclusivo di realizzare una rete. Sarebbe, se fosse così, una limitazione che escluderebbe le altre versioni di Windows, soprattutto le precedenti, all'introduzione del gruppo Home. E allora vediamo quali possono essere gli altri tipi di accesso alle reti. Un computer in una rete può essere inserito in diversi modi. Esso può far parte di un gruppo Home o di un gruppo di lavoro o di un dominio. La gestione del computer e le risorse contraddistingue la differenza tra questi possibili collegamenti. In ambito domestico hai già preso visione come e cosa significa far partecipare un dispositivo a una rete basata sul gruppo Home. Esso, come detto, è un'opzione di semplificazione. Sarò ripetitivo, ma è bene chiarire la funzionalità di questo gruppo. Una rete domestica di norma è realizzata con la gestione di un gruppo di lavoro, chiamato anche Work Group. Mentre nel gruppo Home vige la presenza di una password, anche se dovrai digitarla soltanto al primo accesso al gruppo, in un gruppo di lavoro questa password è assente. La gestione di una rete basata su un gruppo equipara ogni computer allo stesso livello, in inglese la sigla peer, e qui ti rimando alla dizione delle reti di condivisione peer-to-peer che permettono il trasferimento di file da un computer all'altro. Ogni utente ha il controllo solo del suo computer. Il gruppo è riferibile di norma a pochi computer alloggiati all'interno della stessa area con la sigla LAN, Local Area Network. Un computer inserito in una rete aziendale di norma fa parte invece di un dominio. Si parla di domini quando un amministratore gestisce la rete dei computer che sono connessi tramite uno o più server. Per semplicità possiamo immaginare come un nodo, quindi il server, a cui sono collegati i vari computer. Un collegamento denominato uno a molti. La gestione di un dominio è centralizzata per quel che concerne sicurezza e autorizzazioni concesse agli utenti. Il numero di computer può essere elevato e trovarsi anche in diverse aree. L'azione del singolo utente sul computer che ne ha in uso naturalmente è normalmente limitata dagli amministratori in termini di impostazioni ed installazioni, in modo da garantire una certa coerenza, una certa uniformità di funzionamento ed uso per tutti i vari utenti su tutti i vari computer. L'accesso al dominio avviene tramite l'inserimento delle credenziali utente e password, ma ad ogni accesso. L'utilizzo delle risorse condivise è anch'esso determinato dall'amministratore e non dall'utente, anche se una volta che l'amministratore mette a disposizione un certo numero di risorse, ogni utente può decidere quale utilizzare. Un utente con credenziali per un dato dominio può avere libero accesso a tutti i computer,
senza, per forza di cose, possedere un singolo account per ogni computer. Una nota: un computer che fa parte di un gruppo di lavoro può far parte di un dominio, ma solo dopo che viene rimosso dal gruppo di lavoro, in quanto il cambio di gestione ne compromette l'accesso al precedente gruppo. Termino questa lezione rimandandoti al video tutorial numero 88 per visionare la parte pratica nella creazione e gestione del gruppo Home. Bene, sei a buon punto della comprensione del pannello di controllo e nella prossima lezione continueremo questa lunga maratona. Ora un forte saluto, ci vediamo presto da Carlo Dalla Prossima.